Ragazzi, sono arrivati gli spoiler del capitolo 1030, questa volta con un giorno di ritardo, ma stanno circolando. Vediamo quindi di che si tratta. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per il video dedicato agli spoiler del capitolo 1030 di One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. E cosa molto importante ragazzi, seguiteci anche su Instagram. Il titolo del capitolo 1030 sarà Riecheggia l'impermanenza di tutte le cose. All'inizio del capitolo vedremo Apo e Drake discutere di creare un'alleanza. Li vedremo insieme ai number 1, 2 e 3. I due parleranno in segreto. Sembra che Apo abbia lasciato i pirati delle 100 bestie. E in questo capitolo vedremo ritornare un personaggio, o meglio, lo vedremo tornare a metà, perché vedremo correre la metà inferiore del corpo di Kinemon, i bei vecchi tempi di Punk Hazard, e si troverà giù per le scale che collegano il primo e il secondo piano. Sembra che Kaido lo abbia tagliato a metà, ma Kinemon sarà ancora vivo, secondo lui per via di ciò che è successo a Punk Hazard. Non è la prima volta che questo personaggio viene diviso in due, quindi penserà che qualcosa non è andata bene quando è stato riattaccato. Orochi ordinerà a Kanjuro. Di nuovo Kanjuro? Sì ragazzi, Orochi ordinerà a Kanjuro di porre fine a tutto nel castello di Onigashima. E Kanjuro penserà bene di creare un gigantesco demone del fuoco con le sue ultime forze vitali. Si tratterà di un demone che brucia tutto sul suo cammino e che può attraversare i muri. L'obiettivo di Orochi è quello di raggiungere l'arsenale di armi e accenderle tramite questo demone, in modo tale che tutto esploda. Orochi a quanto pare starà bene e si trova da qualche parte rifugiato nel castello. Assisteremo al risveglio delle abilità di Law e Kid. I due possono usarle solo come ultima risorsa. Questo perché non sono facili da usare, perché consumano molta energia. Law attaccherà Big Mom con due nuove tecniche, chiamate Krum e Anestesia. Visto mi ero lamentato che usava sempre due tecniche e ne utilizzerà in questo capitolo altre due. Ha raddoppiato il suo arsenale di tecniche. Con Krum Law può attaccare Big Mom dall'interno del suo corpo. Big Mom infatti vomiterà sangue per via delle ferite interne. Vedremo che Law non sarà abituata al risveglio del suo frutto del diavolo, infatti è pericoloso usarlo a casaccio. Kid invece utilizzerà un nuovo attacco chiamato Assegnazione, con il quale fa colpire Big Mom da tutto ciò che c'è di metallo lì intorno, trasformandola dunque in una calamita gigante. Gli spoiler finiscono qui. Mamma mia ragazzi, quanto sono belli questi spoiler e vediamo Big Mom in difficoltà perché vomita sangue, ha accusato il colpo. Kid e Law ragazzi stanno facendo grandi passi avanti, vediamo un po' come finirà questa lotta con l'imperatrice. E la domanda che vi facciamo è: Kid utilizza il risveglio, Law utilizza il risveglio e Ruffy utilizzerà mai il risveglio sul finale di Wano? La prossima settimana One Piece non sarà in pausa. Vi ricordiamo che questa sera, mercoledì 27 ottobre, andranno in onda alle 21.15 per la prima volta in italiano su Italia 2 gli episodi 582, 583 e 584 di One Piece. Rispettivamente intitolati Incredibile, il segreto di Punk Hazard, Salvare i bambini, la ciurma entra in azione, Duello di spade, Brook contro il misterioso busto del samurai. Gli stessi episodi verranno ritrasmessi anche domani, giovedì 28 ottobre, sempre su Italia 2, a partire dalle 23.25. Purtroppo non si sa ancora quando gli episodi verranno caricati su Mediaset Infinity, ma ve lo faremo sapere appena ci saranno novità. Ragazzi, supportiamo insieme One Piece seguendolo in TV, in modo tale da poter vedere anche gli episodi successivi alla saga di Punk Hazard. Hashtag salviamo One Piece! E con questo è tutto ragazzi, se questo video ti è piaciuto metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video su One Piece. Alla prossima! Ciao ragazzi!